Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente siamo insieme, sono più di 2 settimane che non registro video. Dovete perdonarmi questa piccola pausa, ma il freddo atroce che è arrivato in questo periodo mi ha destabilizzato ed è il motivo per il quale oggi, perdonatemi, ma sto sorseggiando questa tisana che si chiama no, raggio di sole, ed è una cosa meravigliosa. E niente, quindi benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daria e in questo canale parliamo di Zero Waste, sostenibilità e vita in pillole. E oggi facciamo l'ultimo video dell'anno della mia rubrica Life Error and Goals. E cos'è la Life Error and Goal? In realtà quest'anno la uniamo novembre-dicembre perché a gennaio non mi metto a fare quella di dicembre perché gennaio anno nuovo, vita nuova. Semplicemente questa è una rubrica nella quale vi racconto successi e insuccessi del mio percorso per una vita più sostenibile e voi li condividete con me. Quindi cominciamo subito e non perdiamoci in chiacchiere. Allora, avrete visto che c'è una piccola new entry nella mia sfondo che però è priva di luci. Raccontiamo la storia di Pinetto il Pino. Allora, lui è il mio albero di Natale ed è il mio life goals del mese di dicembre preferito. Infatti, passeggiando per il mercatino dell'usato, io e mio fidanzato ci siamo imbattuti in lui, che costava la bellezza di 4 euro ed è un minuscolo alberello di Natale, ovviamente finto. Non so se voi sapete la differenza tra albero di Natale finto e albero di Natale vero. Diciamo che tendenzialmente, a meno che voi non abbiate la possibilità di tenere in giardino tutto l'anno il vostro albero vero, io vi consiglio di comprare un albero finto che non deve essere per forza di plastica, può essere di seconda mano oppure di realtà che ne fanno in legno, di artigiani che ne fanno in legno. Ci sono tante realtà sostenibili che li fanno anche con legno di recupero, molto interessanti, per cui ho deciso che ho bandito completamente dalla mia vita l'albero vero. L'ho avuto per una vita nella casa dei miei genitori, ma perché avevamo un giardino e un singolo albero ci ha durato più di 10 anni, però adesso anche noi ci siamo convertiti perché le stagioni non sono più le stesse, d'estate si seccano completamente, quindi se la vedi. Niente, quindi lui ce lo siamo portati a casa subito e abbiamo preso anche un pack di lucine a 4 euro. Lucine rosse che però non ci sono perché si sono rotte dopo 2 giorni. E infatti nei prossimi giorni devo passare al mercatino dell'usato e vedere se me le cambiano perché teoricamente quando si compra qualcosa di elettronico ai mercatini tu hai tempo 48 ore per provarli e vedere se funzionano. Ovviamente io ho temporeggiato per fare l'albero di Natale, le avevo provate e funzionavano, solo che quando abbiamo fatto l'albero le abbiamo messe su, dopo 2 giorni si sono spente. Mi raccomando, quando comprate le cose elettroniche al mercatino dell'usato, constatate sempre chiaramente che tutte le lucine siano funzionanti o qualsiasi altra cosa che sia assolutamente funzionante. Quindi lui è stato sicuramente il mio primo life goal del mese, non me l'aspettavo neanche, ma ho trovato questo mercatino dell'usato che ha tutto il reparto natalizio molto carino. Mentre le palline purtroppo non le abbiamo trovate, non abbiamo trovato delle decorazioni che ci soddisfacessero al mercatino, non avevo neanche troppo tempo quest'anno di farle io in casa e quindi abbiamo preso, life error, un pack di palline super anonime, basic, da Tiger a 3 euro e ci siamo detti, queste sono carine, le riutilizzeremo in futuro, non stiamo a prenderne 1000, abbiamo preso un pacchetto di 10 palline e così ce lo siamo portato a casa. Quindi questi sono stati i miei life error and goal per quanto riguarda l'albero di Natale. Procediamo con i seguenti error and goal. Me li sono scritti perché la mia vecchiaia si sta proprio facendo sempre più violenta. Allora, un altro life goal che voglio raccontarvi riguarda i regali di Natale. Anche qui abbiamo sia goal che error. Per quanto riguarda i regali di Natale che io farò alle persone a me care, sono riuscita veramente in piccola parte a fare regali sostenibili. Questo perché in parte molte persone mi hanno chiesto direttamente delle cose, mi hanno detto, sai, mi servirebbe questo, e io ho pensato che la cosa migliore fosse prendere esattamente quello che loro desideravano. In parte ho deciso quest'anno più che mai di ridurre al minimo la quantità di regalini che devo fare in giro, per cui semplicemente ho detto devo fare una cosa per riduzione, quindi senza andare a comprare 1000 regali per chiunque che non serve, e quindi ho deciso di farli alla mia famiglia e a 2 delle mie più care amiche. A queste 2 delle mie più care amiche, anzi a 4 delle mie più care amiche, a due di loro, a una di loro ho preso dei saponi dalla Lush, in particolare un dischetto solido struccante riutilizzabile, che solido, un dischetto solido letteralmente, che aiuta a struccare e si può riutilizzare perché lei sarebbe partita per una settimana per la Giordania e ho pensato che le poteva tornare utile, e un sapone bagnoschiuma per il corpo, sempre solido. A un'altra mia amica ho preso una tisana sfusa, che è tipo la tisana del Natale, una cosa del genere, in un'erboristeria dove ho preso anche il raggio di sole, che sono tutte tisane sfuse ed è un'erboristeria che sta vicino a Monza. A un'altra mia amica ho preso un regalo veramente molto particolare, vi metterò qui un piccolo video, è una cassetta, sembra una vecchia cassetta, e l'ho presa al mercato vintage che fanno tutti i weekend a Roma, tutto il mese di dicembre, a Via Tuscolana.
È un mercato molto particolare perché ci sono davvero tanti artigiani e tante realtà interessanti e questa mi piaceva particolarmente perché praticamente riprende tutti i film, tutte le grandi canzoni o band della storia e li rende sotto forma di poster disegnati a mano. E io ho preso a lei la cassetta del Rocky Horror Picture Show, che è uno dei suoi film preferiti, e all'interno ci sono tre poster e delle cartoline che ovviamente poi loro moltiplicano, ci sono delle stampe di base e loro le stampano di più. Quindi le ho preso queste e sono molto contenta perché è una realtà che mi piace un sacco. E a un'altra amica, quindi l'ultima alla quale ho fatto un pensierino, ho fatto una cosa che volevo condividere. Ho deciso di regalarle due dei saponi solidi che mi sono arrivati da Glivi, che quindi sono arrivati a me tramite una collaborazione. Però è stato molto bello il motivo per il quale abbiamo scelto di fare questa cosa, perché io a lei ho detto, a lei e altre con cui stavo parlando, che fondamentalmente abbiamo questo concetto per il quale il regalo deve essere per forza qualcosa che hai acquistato. Io ho pensato che a lei queste cose sarebbero piaciute tanto. Io le ho ricevute per una collaborazione e non le avrei utilizzate a breve perché sono piena di questi prodotti. Scusate, mi si è spenta la luce. Dicevo, sono cose che io non avrei utilizzato e siccome anche lei in questo momento stava in ristrettezze economiche, ci siamo proprio detti: ma non dobbiamo per forza acquistare qualcosa, può essere anche magari qualcosa che ci hanno regalato e che noi non usiamo, e così abbiamo fatto. E mi è piaciuto tantissimo perché è stata un po' un'idea per scardinare questa concezione consumistica del Natale per cui devi per forza regalare qualcosa di nuovo, di intatto. E un'altra cosa che mi piacerebbe tanto fare in futuro sarebbe iniziare a regalare un po' di cose vintage e second hand, però mi rendo conto che poche delle persone che conosco apprezzerebbero davvero tanto questo tipo di regali, per cui per il momento così, cioè, mi sono fermata qui e cioè, con lei ho potuto fare questa cosa e ne sono stata molto contenta, e lei anche. All'ultimo mio amico invece ho comprato sempre al Vintage Market una stampa di un disegnatore che faceva delle cose su Roma che a lui piaceva tantissimo e quindi lui è stato molto contento così. Per quanto riguarda invece la parte error dei regali di Natale, tante persone alle quali io vorrei, diciamo, sottoporre delle realtà sostenibili o delle novità sostenibili, mi rendo conto che non ne sarebbero particolarmente affascinati e non voglio neanche che sia un'imposizione la mia scelta. Quindi cerco di fare delle cose un po' a metà strada, cercando di trovare quando possibile delle realtà sostenibili, tipo adesso devo fare un regalo a mio fratello e mio padre mi ha mandato un link di Amazon e ho detto: papà, non voglio acquistare su Amazon ogni singola cosa che ci serve, quindi voglio andare in un negozio fisico e vedere se lo trovo in un negozio fisico, tanto devo fare dei giri. E quindi insomma c'è Amazon che ti dà l'idea che in 20 minuti hai quello che ti serve a casa. Per carità, è vero, ma potremmo anche essere noi a ragionare che magari per i regali di Natale ci dobbiamo muovere un po' prima, perché per esempio una piattaforma che mi piace molto è Etsy. Però Etsy ha dei tempi di spedizione molto lunga perché sono degli artigiani che vendono in tutto il mondo e quindi insomma bisogna un po' magari risistemare e ripensare il proprio paradigma d'acquisto per i singoli regali. Bevo. Altro life goal del mese è che questo mese ho utilizzato davvero tantissimo l'app Vinted. Ho fatto un sacco di acquisti mirati, molto, di cui avevo bisogno, come appunto le New Balance, e ho comprato anche degli occhiali che mi si erano rotti per il computer con la luce blu filtrati. Io avevo questi occhiali della No Wave, che è una marca che aiuta a non appesantire gli occhi quando siamo al computer. Li ho usati per una vita e mi si sono proprio spaccati a metà al centro, nella borsa, non so come sia successo. E li ho trovati praticamente identici. Anzi, per me pure più belli, usati su Vinted da 20 euro in ottime condizioni e li ho comprati. Ho comprato le New Balance che mi servivano per la suola delle scarpe perché devo fare i plantari e altre cose che ho preso su Vinted, un vestitino bellissimo per quest'estate, questa è stata una cosa che non era assolutamente necessaria ma l'ho adorata, e adesso mi arriverà anche un maglione che invece volevo mettere per la sera di Natale, quindi insomma spero che mi venga una cosa carina. Però sono contenta perché ho anche fatto una mini guida di come acquistare su Vinted che vi ho caricato su come shorts, e sono molto contenta perché ho capito un po' come approcciarmi a questo tipo di app dell'usato che io non prediligo. Cioè non sono una folle ossessiva che fa acquisti compulsivi, anzi, sono sempre abbastanza ponderati, però quando mi serve qualcosa sto trovando davvero quasi sempre la soluzione su Vinted, cosa per la quale non ho trovato una soluzione per il momento sono invece i pantaloni. E anche le scarpe in generale, però il pantalone è una cosa pure lì che la devo assolutamente provare perché io ho un bottom abbastanza cospicuo e quindi non tutti i pantaloni, anche se sono una 44, mi vanno, a volte devo prendere la 46, a volte per miracolo mi va la 42, quindi insomma è una cosa che devo provare e sono alla ricerca di un pantalone assolutamente, perché ho dei pantaloni di quando avevo 15 anni distrutti, quindi questo sarà sicuramente un prossimo acquisto. Altro goal che vi volevo raccontare, finalmente ho fatto il mio primo brodo di scarti. Ho conservato da quando siamo entrati in questa casa per oltre 3 mesi tutti gli scarti che avevo in casa di frutta, no, scusatemi, frutta no, di verdura. Ho preso scarti di zucchina, cipolla, aglio, zucca, broccolo, cavolfiore, cipolla, cipollotto. Che cos'altro c'era dentro? Non mi ricordo.
sta roba, questo. Insomma, mi ero conservata tutto in una grande busta in silicone nel freezer. L'ho conservato per 3 mesi, ieri sera ho fatto il brodo aggiungendo un cucchiaio di sale fino ed è venuto spaziale, lo possiamo dire, me lo mangerò anche oggi a pranzo, vi metterò qui le foto e bene, sono molto molto contenta di questa cosa. Altro life goal, tutti life goal questo mese, no non è vero, ci sono anche delle cose buie della mia vita di cui non vi racconto, però tendenzialmente devo dire che mi sono comportata abbastanza bene ultimamente. Altro life goal di questo mese è stato che non ho ancora ceduto alle decorazioni natalizie per la casa. Infatti ho deciso che siccome la nostra casa è minuscola e a malapena contiene noi per primi, non compreremo grandi decorazioni natalizie a parte l'alberello. Ci saranno delle cose carine al mercatino dell'usato per decorare la casa, però ho pensato, senti, con tutto il bene, questa casa è davvero piccola, ci entriamo a malapena noi, io direi di non esagerare. Tra l'altro, non so voi, ma ho percepito veramente un'ansia generale, considerando il fatto che praticamente da ottobre ho cominciato a vedere decorazioni natalizie ovunque, luci accese ovunque. Trovo che sia veramente una cosa folle, folle. Io non capisco questa frenesia e com'è possibile che veramente sembra che tutto quello che muove il mondo siano davvero soltanto i soldi e il consumo. Però, insomma, in generale noi abbiamo cercato di resistere e abbiamo deciso appunto di non comprare niente. A parte questo alberello qui, e sono molto contenta. Tra l'altro, per le luci, ho trovato un vecchio filo di luci con la pila scarica che devo far sostituire, penso che userò quello per il mio alberello, e niente, quindi questo era un altro goal. E niente ragazzi, il mio video per questi 2 mesi finisce qui, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche suggestione, vi abbia stimolato un po' il pensiero. Io non vedrò di sapere che cosa ne pensate anche voi di quello che ho detto, mi piace sempre condividere con voi, parlare con voi, fatemi sapere un po' quello che vi pare, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ci tengo anche a dire che il prossimo video, che non so bene quando uscirà perché deve essere in base alla mia voglia di vivere, sarà il video Ask ed è l'ultimo video dell'anno sicuramente. Mi sono raccolta un po' di domande che mi avete fatto tra un post che vi avevo lasciato nella community e una foto su Instagram. Se avete altre domande lasciatele pure scritte qui sotto e così facciamo un ultimo video dell'anno in cui ci raccontiamo un po', visto che siamo cresciuti tanto sia qui che su Instagram. Vi mando un bacio, al prossimo video.